In questo esperimento vediamo il fenomeno dell'induzione elettromagnetica. Innanzitutto ci chiediamo se un campo magnetico, un campo di induzione magnetica, è in grado di produrre una corrente elettrica. Quindi abbiamo messo una calamita dentro questa bobina è collegata sia a questo amperometro sia a questo voltmetro. E vediamo che non segna. L'ago è nella posizione centrale, quindi non segna nessuna corrente, non segna nessun voltaggio, perché abbiamo messo come posizione iniziale d'equilibrio dell'ago la posizione centrale. Quindi vediamo che un campo magnetico non genera né corrente né differenza di potenziale. Quando è che invece genera corrente e differenza di potenziale? Quando noi, per esempio, estraiamo la calamita o la inseriamo. Nel momento in cui la estraiamo e la inseriamo, si genera corrente e si genera differenza di potenziale. Ma quando invece la calamita sta ferma, non si genera niente. Vediamo che se io adesso estraggo la calamita, gli aghi vanno verso sinistra. Se io inserisco la calamita dalla parte del polo nord sempre, gli aghi vanno verso destra. Vediamo, prima di spiegare perché accade questo, vediamo come è collegata la bobina. La bobina... le spire girano nel verso indicato da questa linea, quindi quando noi vediamo che, come nel momento in cui inseriamo, quando noi vediamo che la corrente segna un valore positivo come adesso, allora vuol dire che la corrente è girato nel modo indicato dalla linea. Infatti la corrente, girando in questo modo, entra qui e esce dalla parte inferiore. Dopodiché entra all'ingresso dell'amperometro, che è questo, e entra all'ingresso del voltmetro. Quindi se noi vediamo che gli aghi vanno a destra, vuol dire che la corrente ha fatto questo giro qui e qui c'è un potenziale maggiore che non in quest'altro polo. Ora vediamo quello che succede se noi rovesciamo la calamita. Quindi quando noi estraiamo il polo nord, gli aghi vanno a sinistra, quando inseriamo gli aghi vanno a destra. Se noi rovesciamo la calamita avviene l'esatto contrario: inseriamo, gli aghi vanno a sinistra, estraiamo, gli aghi vanno a destra. Il motivo per cui accade questo non lo spieghiamo adesso, lo spiegheremo nei video successivi. Ora facciamo vedere che se noi prendiamo una calamita più intensa, cioè che genera un campo di induzione magnetica più forte, più intenso, l'effetto è maggiore. Vediamo che infatti siamo in grado di produrre delle oscillazioni dell'ago, degli aghi più nette. E l'ultima cosa che notiamo è la velocità con cui estraiamo e inseriamo la calamita, anche quella conta. Se noi inseriamo molto lentamente, la corrente e la differenza di potenziale prodotti sono molto deboli, e lo stesso se noi estraiamo la calamita molto lentamente. Se noi invece inseriamo velocemente e estraiamo velocemente, produciamo grandi correnti elettriche e grandi differenze di potenziale.